Al telefono con fanpage.it, Carlo Sibilia, Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Allora, il Regno Unito ha votato per lasciare l'Europa, a questo punto il leader storico degli euroscettici, insomma, si è anche sbilanciato in una serie di dichiarazioni molto, molto forti, ha parlato di Independence Day. Lei cosa ne pensa di questa situazione? Diciamo che oggi il dato fondamentale è che vince ancora una volta il popolo, la democrazia diretta. Alla fine quando si interpellano i cittadini la scelta è la cosa più bella che possa capitare, perché è sempre quella giusta, nel senso che le persone si esprimono esattamente come è stato per il referendum in Grecia. Noi esultiamo per quanto riguarda lo strumento che viene utilizzato, quindi oggi sicuramente è una giornata storica, non possiamo definirla diversamente, una pietra miliare di tutta l'Europa, e insomma bisognerà adesso gestire qualcosa che fino adesso forse non ha ben funzionato e che effettivamente ha creato questo scetticismo in tutta la popolazione inglese e che non va sottovalutato, perché potrebbe chiaramente diffondersi in altre zone d'Europa. Lei nel merito della scelta cosa pensa, in particolare riferito all'Italia? Ma io credo semplicemente che i cittadini britannici hanno fatto delle valutazioni consapevoli, dal momento che effettivamente non hanno tratto vantaggi evidentemente da quest'Unione. Se consideriamo a maggior ragione che l'Inghilterra già aveva, diciamo, il Regno Unito già aveva l'opting out per quanto riguarda l'utilizzo della moneta, secondo me ad oggi chiaramente significa effettivamente aver fatto una valutazione a 360 gradi, e quindi nel merito, ripeto, per quanto mi riguarda il popolo ha sempre ragione quando viene consultato. La cosa che mi auguro, ma visto che è già accaduto che il primo ministro Cameron si sia dimesso, questo vuol dire tanto, perché innanzitutto c'è già qualche segnale di coerenza, cosa che spesso manca ai leader politici nostrani, e quindi questa è una cosa piacevole, nel senso che oggi si è rispettato quello che è il potere del popolo, e mi auguro che questo stravolgimento politico sia uno stravolgimento nel bene, e credo che vada a finire nel migliore dei modi. L'Inghilterra già ci ha salvato una volta da attacchi molto pericolosi, evidentemente gli inglesi hanno citato altri attacchi e hanno deciso di uscire da questa unione che non trova più nessuno. Lei si auspica una stessa decisione per l'Italia? In Italia? Io mi auspico che finalmente i cittadini italiani possano esprimersi, soprattutto per quanto riguarda la questione della permanenza o meno all'interno del regime monetario dell'euro. Noi abbiamo raccolto le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che istituisca un referendum consultivo su questo, e siccome l'ha fatto la Grecia, poi purtroppo disattendendo il risultato del referendum, ma lo ha fatto anche adesso la Gran Bretagna, non vedo per quale motivo i cittadini italiani debbano essere trattati da cittadini di serie B. Uscire o no dall'euro, dall'Europa? Ma io credo che la nostra posizione è chiaramente favorevole alla moneta unica europea, ma chiaramente noi vorremmo essere all'interno di un'Europa che sia differente. È chiaro che se questa Europa non risponde mai alla chiamata e alle necessità dei cittadini, bisogna chiaramente anche ridiscutere qual è questa posizione. Chiaramente noi non siamo per l'uscita dall'Europa, ma siamo sicuramente per ridiscutere quelli che sono alcuni rapporti, quindi referendum popolare che ci possa dare delle indicazioni per capire se effettivamente i cittadini a che parte stanno. Ripeto, l'hanno fatto in Grecia, l'hanno fatto in Inghilterra, io penso che sia arrivato il momento di farlo anche in Italia.